Ecco, siamo qua con la signora Alessandra davanti al comune di Imperia, è la moglie di un lavoratore del Tradeco. Siete scesi anche voi in piazza con i vostri mariti, perché? Perché guardi, non se ne può più, perché noi tutti i mesi dobbiamo pagare le nostre bollette, gli affitti, i mutui. Io sono la rappresentanza di altre mogli che c'erano prima, sono dovute andare via e non ce la facciamo più. Non sappiamo più come fare da mangiare. Tutte le notti mio marito ad esempio fa da luna in poi come gli altri, vanno a lavorare tu, ed è 2 mesi che non si può, non abbiamo più stipendio. Non c'è più una certezza, non c'è più una certezza, non entra niente in casa, quindi non sappiamo più come fare. Ci dobbiamo appoggiare chi sui genitori, chi che non li ha, non si sa più. C'è gente, infatti altre mogli che dicono non sanno più come farlo mangiare, mariti che non sanno più come venire a lavorare. Noi abbiamo l'assicurazione da pagare entro 3 giorni, abbiamo tutte le spese. Cosa si sente di dire al sindaco? Io al sindaco glielo ho già espresso anche ieri personalmente, che debba faccia qualunque cosa, come l'hanno messa, cerchino piuttosto di farla andare via un'azienda così, perché non era un'azienda a farla entrare. Con l'Eco Imperia, mio marito è stato 11 anni e altri di più, non hanno mai sgarato nessuno un giorno, abbiamo avuto sempre la certezza, e chiunque abbiamo fatto un passo importante come comprare una casa, siamo sempre riusciti a fare tutto. Ora siamo chiamati in giro, perché non riusciamo più a rispettare le date dei pagamenti, però se non li abbiamo, se non mi entrano, io non posso pagare il mutuo, come non posso pagare e neanche più le spese mediche. Quindi che si metta una mano veramente sulla coscienza, ci aiuti a risolvere. Siamo 150 famiglie, di cui più o meno un'ottantina siamo monoreddito.